Nella terra Nella di terra di Mordor, dove dove si si estendono estendono le ombre. Fu qui, alle pendici del Monte Fato, che Sauron, l'oscuro signore, venne sconfitto dall'ultima alleanza fra uomini ed elfi. È qui che per 2500 anni i raminghi di Gondor vigilarono contro una minaccia senza nome, che non poteva essere dimenticata. E mentre la forza di Gondor svaniva, il potere e la malvagità di Sauron crescevano nell'oscurità. È ritornato a Mordor. Ombre e fiamme hanno avvolto il muro cancello, e nessun uomo mortale può incamminarsi sul suo sentiero. Yoretta! Dirael! Quello è un colpo perfetto per uccidere polli. Non vorrei farti del male. Quello non basterà di certo. Dirael, il flagello dei polli. Forza! Forza! Fammi vedere che sai fare. Dovrai colpire con più forza se vuoi sconfiggere tuo padre. Così? Non scordarti di parare, figliolo. E tu non scordarti di colpire. Sta attento, Dirael. Il nemico non è sempre quello che sembra. Vacci piano. Non sei ancora un soldato. Ti spadonderò! Dirael! Va bene! La mia lama troverà la tua gola! Ricorda ciò che ti ho insegnato! Sentiamolo! Mi attaccano più in fretta di quanto possa colpire! Resisti, Dirael! Se mi prende, siete morti! Il primo prendente! Spogliano troppo lentamente! Affondi e tagli profondi, ricorda! Sono gli orchi più forti che abbiamo mai visto. Non sono orchi, sono Uruk. Sono molto peggio e ce ne sono troppi. Trova tua madre. Trova tua madre, proteggila. Io sarò alle tue spalle, vai. Sono morto. La morte ti ha esiliato.
bianche e blu. Ma per la strada non dimenticar l'amore che ho per te. Balla in spiaggia ad Anfalas, dormire al chiaro di luna, che tu veda una... Buon anniversario, amore. Talion, è bellissimo. Dove l'hai trovato? Ho ancora degli amici a Gondor. Hai parlato con mio padre? Sì, ma non è servito a nulla. È molto ostinato. Andiamo comunque. Dirael non ne sarà felice. Ci sarà pure una vita migliore di questa. Non ora, ma presto. Sono stanca di nascondermi qui, Talion. Se non ci nascondiamo, siamo morti. Forza. Avremmo dovuto andarcene. Ora è tardi. Non muoverti. Aprirò un varco. Sono in troppi. Dovrò restare nascosto. Dovremmo combattere. Andiamoci. Non c'è troppo di carne di palla. Sì. Dark defunto, delizioso. Passa la spada, Raminco. Talion! La mano nera lo vuole vivo. Yoret! Prendila! Lasciami! Dove mi trovo? Guarda intorno. Mordor. Ora mi credi, Ramiro? Cosa mi è successo? La morte ti ha esiliato. Abbandonato tra i mondi della luce e del buio. La maledizione ci unisce tra le mura di Arda. Se ciò che dici è vero, come si spezza la maledizione? Trovando colui che ci ha maledetti, la mano nera di Sauron. Thank you.
cosa. Talion ha ucciso un nobile, Yoreth. La sua vita appartiene a Gondor. Padre, se fai arrestare il mio amato, giurerò di aver ucciso io Sire Asgon quando mi ha attaccata. Sacrificheremo entrambi la vita per Gondor. Senti anche tu odore di sangue. A Narcos ci siamo dimenticati di te, eh? Rimedieremo subito. Soffrirai per ciò che hai fatto! Pensa a lui. Che cosa sai della mano nera di Sauron? È un mostro! Fatto d'aria! Cos'altro? Uno dei miei schiavi giurava di averlo affrontato! L'ho venduto! Per un po' di grog! A Kibub, lo schiavista! È lì che dobbiamo recarci. Vuoi davvero fidarti di un orco? Non è questione di fiducia. I pensieri non mentono.
Il mondo è cambiato. Nulla ha più senso. Niente è cambiato. È così che sarà. Futuro e passato sono uniti nelle tenebre. Non capisco perché sono qui. E non riesco a ricordare. Cerchiamo lo schiavista. La sua mente avrà le risposte. Non darmi del pazzo. Ho sentito di nuovo degli strani rumori. Anche noi. Hanno terrorizzato gli schiavi. Non piace molto nemmeno a me. Secondo te, di che si tratta? Chi lo sa e chi se ne frega? Qualunque cosa sia. La uccideremo quando la vedremo. Voci di spettri che cadono dal cielo. Non puoi ucciderci! Attacchiamolo da dietro! Circondiamolo! Insegnerò a combattere! Maiale! Ecco cosa succede a chi si intrufola a Mordor! Adesso ti ammazzo! Stanno per arrivare altri difensori e arcieri. Ci servono molti più materiali di così.
successo a Piku e Ishga? Gli arcieri sono dei vigliacchi. Gorgon lo dice sempre. Non sa di cosa parla. Dove è andata, tesoro? Guarda cosa ho trovato! Questo tipo di roccia è rarissimo. Proviene dal vulcano. Guarda. Il Monte Fato è un posto orribile, pieno di rabbia e cattiveria. Al ritorno di Sauron, il vulcano erutterà ogni genere di sporcizia. Fumo, polvere e rocce che bruciano il terreno. È un avvertimento. Non rimarrò quieto a lungo. Un po' come tua madre. Non dirle che te l'ho detto, però. Ma quindi? Quindi è solo una roccia e nient'altro. Non devi temerla come non devi temere il Monte Fato, che ancora tace. E tesoro, se c'è una lezione in tutto questo, eccola qui. Anche un posto ripugnante come quel vulcano può produrre cose belle. Per generazioni il Monte Fato non ha dato segno di risvegliarsi. Ho visto Gil-galad morire sui pendii dell'Orodruin, bruciato dal calore di Sauron. Qui la tempesta si addenserà e inghiottirà il mondo degli uomini. È scappato un Raug e ora qualcuno deve andare a prenderlo. Hai visto il nuovo capitano? No, ma sembra un tipo niente male. Non può essere peggio di quello prima. Se Ogbur non l'avesse pugnalato alle spalle, l'avrei fatto io. Chi è questo tizio di cui parlano tutti? Ratbag, giusto? Sì, idiota! Ci senti o no? Non ne vale la pena. Tanto cos'è stato? I capitani non fanno altro che crepare. Continuiamo a circondarlo! Dicono che il Romingo sia maledetto. Se è magia o degli spettri, dobbiamo davvero tenere gli occhi aperti. Se picchiamo un Caragor con un bastone per qualche ora, magari capisce chi comanda e ci lascia cavalcarlo. Altrimenti gli avremo ammorbidito la carne per il cuoco.
Non temo le cadute. Quel cornicione non era nulla di che. Potrei cadere da un'altezza doppia e non fare niente. Mi sto stufando di Udon. Mai che ci sia del Grog. Continuo a sentire che ci manderanno da qualche altra parte. Ma siamo ancora qui. Preparate spade e asce. È di nuovo tempo di andare a caccia. Grazie mille, Ramingo. Ramingo, grazie. Questa caccia andrà benissimo. Se non fate attenzione, vi mando fuori da soli ad affrontare il Grau. Dicono che si ascolti bene. Di notte puoi sentire il suono di Mordor.